Allora, a tutti ragazzi, in questa borsetta possiamo vedere il logo della DDE Sax, già presente negli scorsi GTA, è un'azienda a riferimento a Dolce & Gabbana. Sulla sportiva F9 o 9F, mo non mi ricordo precisamente, possiamo notare il logo dell'Audi dimezzato. Inoltre, volendo, si può notare che forma una coppia di seni. Ecco qui il logo dell'Audi. Invece adesso passiamo alla Grande Arancia, questa attrazione turistica, se vogliamo, di un chiosco che vende appunto succo d'arancia. Si trova in questa montagnetta, molto facile arrivarci, c'è il sentiero. Inoltre qui si trova anche un frammento della confessione. Adesso vi basterà salire di sopra o comunque colpire con magari un'arma. Non si può leggere niente del menu. Colpire con magari un'arma l'arancia che si staccherà e precipiterà di sotto. 3, 2, ecco qua. Come vedete, rotolerà. Dovete fare in fretta perché all'inizio andrà molto veloce ed è in grado di sfondare soltanto i recinti di legno, però non i guardrail. Ecco qua, la possiamo inseguire. È molto pericolosa questa strada. Potreste anche morire se andate a piedi. E anche in moto dovete stare attenti. Come vediamo, continua a rotolare. Proviamo anche a spingerla. Ecco là il guardrail, vedete che non riuscirà ad andare avanti. È rimbalzata addirittura, wow. Questa è una cosa molto strana, è una vera e propria stranezza, non proprio un easter egg. Adesso magari cerchiamo di rispingerla giù, colpendola lateralmente. Ecco qua, forse ce la facciamo, sta tornando su. No, ok, perfetto. Non so quanto andrà avanti, quando scomparirà. Ecco qua. Ma che vuoi? Sciatappati! Continua ad andare avanti. Ecco, è scomparsa. Non so se è scomparsa, se scompare dopo tot tempo oppure in base alla distanza che raggiungete dal chiosco. Comunque, adesso eravamo partiti da qua su e siamo finiti qua giù. Pensate quanta strada abbiamo fatto. E nel trailer, durante la presentazione, diciamo, del tennis, lobby tennis, sul tabellino del punteggio si poteva notare Michael e Jordan in riferimento al campione di basket che tutti voi conoscete. In giro per Los Santos può capitarvi di trovare questo simpatico barbone con questo cartello con su scritto il motivo per cui voi dovreste fargli carità. La frase riportata è "Need money for beer, drugs and hookers. At least I'm not bullshitting you." Tradotto, ho bisogno di denaro per birra, droga e prostitute. Almeno non vi sto prendendo in giro. Questo simpatico barbone, dunque, chiede la carità in maniera parecchio strana. Ragazzi, per questo video è tutto. Alla prossima.